è stato presentato il progetto Fumetto Genealogico nella sede del Museo del Cognome a Padula. Si tratta di un'iniziativa inedita e addirittura del tutto nuova a livello mondiale. Il primo modello di fumetto genealogico è stato ideato da Michele Cartuscello, direttore del museo, in collaborazione con il fumettista valdenese Emanuele Sabatino. L'obiettivo è quello di fare in modo che appassionati e pubblico si avvicinino in maniera originale e creativa alla storia di famiglia. Il fumetto genealogico è un libro che racconterà e ripercorrerà avvenimenti e momenti di vita legati alla storia e ai luoghi dei propri avi attraverso parole e immagini, dando così loro un volto e un'identità. Il pubblico avrà l'opportunità, inoltre, di conoscere notizie e curiosità legate alla genealogia grazie agli interventi di Alessandro Bovino e Gabriele D'Apolito, esperti genealogisti campani. Insomma, una novità che va a arricchire l'originale museo padulese, situato al piano terra di una casa del 1700 nel centro storico di Padula. Il museo del cognome è unico al mondo nel suo genere, di stampo prevalentemente didattico, prevede al suo interno un percorso appositamente creato per aiutare il visitatore a muovere i primi passi nella ricerca genealogica.